Finalmente, raga, dopo la fantastica prima serie, è uscita anche la seconda serie dei portachiavi di Fortnite. Questa volta ce ne sono molti di più e sono ancora più belli. Mentre i portachiavi precedenti erano fatti con armi e con picconi, questi, raga, sono delle vere e proprie skin. Questa è la scatola e se l'apriamo, raga, troviamo al suo interno ben 15 portachiavi. Le skin si dividono in non comuni, rare, epiche, leggendarie e ovviamente, raga, l'immancabile lama. Oltretutto, raga, oltre a questa suddivisione ci sono anche skin veramente super rare, come per esempio quelle della stagione 2 oppure stagione 1, partendo per esempio dallo Skull Trooper viola, che è una skin veramente super rara, oppure che ne so, il Cavaliere Nero, anche questa qui è veramente molto molto rara. Ma ovviamente, raga, non posso dimenticarmi della Recon Expert, che al momento dovrebbe essere una delle skin più rare di Fortnite in assoluto, e in questo modo ovviamente sarà vostra. Tutti questi super portachiavi skin, raga, sono perfetti per esempio per tenerci le chiavi, collezionarli sulla scrivania, oppure fare la random skin challenge con i vostri amici. Che idea fantastica! Vi ricordo che potete acquistare questa fantastica collezione in tutte le edicole e mi raccomando, ciurma, qua sotto nei commenti scrivetemi qual è la vostra preferita. Detto questo, passiamo al video. Zerbian, sei pronto per un gameplay spaventoso? Oggi infatti saremo nella Trick or Treat Royale, ovvero la mappa del dolcetto o scherzetto, la mappa creata insomma appositamente per Halloween. Ah, a proposito, Zerbi, buon Halloween e di buon Halloween anche a tutti quelli che ci stanno guardando. Buon Halloween a tutti. In onore di Halloween, raga, anche tutto Fortnite è cambiato, aggiungendo nuove skin fantastiche, una lobby veramente incredibile, come vi stavo dicendo, una modalità fantastica di dolcetto scherzetto che potete giocare insieme ai vostri amici con questo codice 7269 7533 1482. Come al solito vi ricordo, mi raccomando, un bel like, non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanella e mi raccomando, ciurba, codice cap nei negozi oggetti per un Halloween ancora più bello. Ah, e mi raccomando, non dimenticatevi assolutamente di Instagram, mi chiamo CaptainZeroff, ci ha detto questo, let's go. 3, 2, 1, che la sfida inizi, Zerbi. Da quanto ho scoperto, ogni giocatore ha 5 vite, quindi stai molto attento, Zerbi. Primo dolcetto di questa casa. No, sei attento te, ovviamente. Avremo 3 round comunque. 3, 2, 1, dolcetto scherzetto, fucile da caccia. Ok, Zerbi, stai molto attento. Intanto, nelle zucche che trovi le munizioni, e qua? Oh mio Dio, munizioni anche nella cosina, dai, del postino, insomma, hai capito. Qua nelle altre zucche non si trova niente. Cos'hai trovato, Zerbi? Ho trovato già la mitraglietta, il fucile d'assalto, tutto due blu e anche il pompa. No, vabbè, dopo questo. Stai scherzando. Vabbè, almeno fucile d'assalto ce l'ho anch'io, ok? Io ho trovato anche qualcos'altro di molto interessante, mio caro Zerbi, molto molto interessante. Intanto cerchiamo di non andare nelle stesse case, perché altrimenti faremo tutti e due dolcetto scherzetto nella stessa casa. Dolcetto scherzetto, vediamo un po'. Zerbi, non ti posso dire niente, ma ti dico solo che ho un po' di armi parecchio utili, insomma, non solo armi. Non solo armi, dolcetto scherzetto. E vabbè, ok, questa lega potevano anche risparmiarmela, va bene. Hai granate tu per caso? Possibile, probabile. Anch'io, probabile. Chi è che ha lasciato un pompa qui davanti alla casetta? Beh, te pensi che non lo prenda? Dolcetto. Ma what? Ho fatto dolcetto scherzetto io ed è cambiata l'arma. Non ci credo, che sfortuna. Dai, raga, ma questa è sfortuna. Però laggiù vedo qualcosa di molto interessante. Vedo qualcosa di veramente molto interessante. Dolcetto scherzetto. Fantastico, fantastico. Io direi di prendercela al posto di ste granate, che sinceramente non me ne frega niente. E qua invece che cosa vedo? Oh mio Dio, fight. Possiamo già fightarci. Oh cavolo. Ok, almeno però non ci sono i materiali, quindi hai meno vantaggio. Comunque, raga, quest'arma non mi interessa, cavolo. Pensavo che fosse qualcosa di più interessante. Te, Zerbi, mi stai sentendo? Non mi stai sentendo, vero? Ok, molto interessante. Abbiamo 17 minuti per finire il primo round. Ti ricordo, Zerbi, che hai 5 vite, quindi beh, stai molto attento. No, cosa trovo? Devi ricordare te, perché No, vabbè, non so se usarlo, raga, perché non so quanto sia utile, però è carina come cosa per nascondersi. Zerbi, dove sei finito? Io sto cercando un po' per tutta la città, però non ti sto vedendo. Tu non puoi essere dentro le case perché non si può entrare. No, ma ovviamente non sono dentro le case. Ma come faccio? La luce? No. Non ho acceso niente. Non ho acceso niente. Come faccio a accendere la luce? Faccio ad accendere la luce? Adesso me lo spieghi. Perché c'è una casa che si è illuminata completamente? Non saprei. Non saprei. Dolcetto scherzetto, Zerbi. Dolcetto scherzetto. Cavolo, adesso però mi sa che mi hai visto. Adesso mi sa proprio che mi hai scoperto. Ma io non riesco a vedere da così lontano. Dove cavolo sei? Ma come non riesco a vedere da così lontano? Cosa vuol dire? Sei per caso diventato cieco, Zerbi? Bro, serio, come fai a vedermi? Ma che è successo? Ti ho appena fatto domanda. Raga, ma cosa vuol dire che non mi vede? Oh cavolo. Ma dove? Oh cavolo. Ah no. E come facevi a non vedermi, Zerbi?
No, no, non ti si vede, io ti vedo malapena, ma... Per me sei cieco, te lo dico io, perché per me qua... Non lo so, io ti vedo perfettamente, che cosa sta succedendo? Vieni qui, Zerbino, vieni qui, non sopravviverai quest'ora. E vabbè, però no! Sono utili quelle granate, GG, prima kill. Zerbi, ti ricordo di guardarti le spalle, perché hai 5 vite, non sono tante 5 vite. T'ho visto dove sei. Vieni ma come qui. Come mai visto? Ma allora me ne vado, via, via. Vieni qui, ma dai, te come hai fatto a non vedermi, che ero nell'esatto stesso punto no, di prima? No, ti giuro che non ti vedo. Cavolo. No! No, uno pari. Dolcetto scherzetto, mio caro Zerbi. Dove siamo finiti? Ah, tranquillo che tanto. Stavo dicendo che tanto ti troverò. No! Doppio headshot. Cavolo! Ma hai fatto doppio headshot, ma sei stato assurdo. Ti giuro che in quel punto non t'avevo visto, ma mai nella vita proprio. Però sai che mi sa che il dolcetto scherzetto nelle case è stato finalmente riaperto. Quindi dopo. Che è successo? Oh mio Dio! Si può lootare, mi sa? Cosa? Devo assolutamente entrare in quella mansione, raga. Devo assolutamente entrare nella mansione gigante. Non te lo posso dire, Zerbi. Non te lo posso dire. È un segreto, un segreto di stato. Un segreto di stato. Sei killato questa volta. Chi ha avuto la meglio, mio caro Zerbi? Chi ha avuto la meglio? Ho meno vita. Sì, certo. Dicono tutti così. Ho meno vita. Poi sono scarso. Non lo dici mai? Sei in un punto assurdo. Io. Sei in un punto assurdo. Hai detto? Sei in un punto assurdo. Sei in un punto assurdo. Secondo me sei tipo dall'altra parte della mansione. Secondo me invece tu non mi vedi. Cioè, io non ti vedo, ma tu mi vedi perché me. Da cosa l'hai capito che ti vedevo? Dolcetto o scherzetto, mio caro Zerbi? Dolcetto o scherzetto? Ma la tua mitraglietta tattica, fantastico! Oh cavolo! No! Queste granate sono belle. Non intendevo questo come dolcetto scherzetto. Io sono a 3 kill, tu? 3 kill, io sono 2, mannaggia, stai vincendo. Non mi piace questa situazione, sono in strasvantaggio. Vieni qui, cioè strasvantaggio in realtà. Cosa stai cercando di fare? Cosa stai cercando di fare? Adesso che è svantaggio? Beh, siamo pari. In realtà siamo 3 pari. Sì, hai ragione. Altro loot della mansione. Raga, devo stare molto attento a stare sotto a Zerbi, perché lui mi lancia tutte quelle cavolo di bombe. No! Sei a 4 kill te! Zerbi, io t'ho visto, ti dico solo questo. Te mai visto? Io dove solo sei? Ho come solo 100, come 100 di vita. Solo 100 di vita, ma non avevi le curette. La smetti di saltare, coniglietto matto. T'ho preso, let's go. No, tu hai qualche hack. Ma che qualche hack, Zerbi? Ma che stai dicendo? Sei te che sei cieco, te lo dico io. Ok, raga, siamo 4 pari. Chi fa l'ultima kill vince tutto. Wow. O almeno vince il round. Poi non so se ci sarà un altro round, Zerbi. Dipende da chi perde, dipende da chi vince. Perché se perdo io ci sarà un altro round. No, scherzo. Vai tranquillo che non è così. Ti sento? Ah, non è così? Quindi io dovrei vincere? No. Beh, certo. Certo che io dovrei vincere. E no. Normale. Sono arrivato 80. Secondo. T'ho fatto 2 headshot di seguito. Ma che cavolo. Zerbi, secondo round. Nella prima hai avuto te la meglio, ma questa volta non sarà assolutamente così. Ti ricordo che tra poco potremo spararci. Io non ho armi. E allora vai a fare dolcetto o scherzetto. Tra quanto si potrà fightare, mio caro Zerbi? Ma tu in pompa, via. Da cosa l'hai capito che funziona la pompa? Vieni qui che adesso ti prendo. Fight, vieni qui, no, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, mio caro Zerbian. Non ho il pompa, non vale. Sì, certo, adesso sempre come scusa. Non ho il fucile a pompa, nemmeno io prima avevo il fucile a pompa. Eppure. Invece tu prima ce l'avevi, sì. Ma che cosa dici? Non c'avevo il fucile a pompa nel primo round. No, ce l'avevi, te lo dico io. Dai, guardati. Ah, che scherzo, mio caro Zerbi. Non vale. Non vorrei dirti, ma io ho i medikit, Anch'io ho i medikit, tranquillo, non c'è nessun problema, Zerbi. Siamo più o meno messi alla pari come armi, tranne il fatto che te non hai carissimo fucile a pompa. Vieni qui, mio caro Zerbi. Vieni qui, mio caro Zerbi. Ma quanta vita hai? Mio caro Zerbi, vieni qui. Non mi vedi, certo. Non ti vedo. Ma cosa vuol dire non ti vedo? No, la mia visuale è buggata. Ma che visuale buggata, raga. Chi perde? Trova sempre queste scuse. Te, Zerbi, quanti kill sei? Scusami. 6 kill io. 6 kill, io sono 8, Zerbi. 8 Ho kill. Ho capito, ma tu qua sei imbrogliato perché non ti vedo. 8 kill, imbrogliato, certo. Allora, Zerbi, chi fa più kill di entrambi i due round vince, non è vero? Sono 8 kill. È così. Ma che perché sei buono? È Halloween, siamo tutti più cattivi. No, vabbè, scherzo. Dai, Halloween, siamo tutti più buoni. A Natale invece tutti più cattivi. Mannaggia te! Vieni, Zerbi, vieni, Zerbi, vieni.
realizzarmi. Let's go. Ho vinto? Che è successo? Vittoria! No, non ci posso credere, è andata bene. Vittoria, vittoria, vittoria. E detto questo, raga, come al solito la vittoria è stata del migliore. No, vabbè, sto scherzando. Ce la siamo contesa, dai, ce la siamo contesa. Vi ricordo, mi raccomando, come al solito, un bel like, provate la mappa insieme ai vostri amici con il codice cap nel negozio oggetti, ovviamente. Non dimenticate, come al solito, di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Instagram, capitano, ufficiale. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao.